l'abbiamo fatta. Mi ci è incazzato però. Ce l'abbiamo fatta qua. Sì. Una birra, grazie. Ehi. Com'è? Ti faccio il culo dopo. Sì, sì. Comincia questa birra. Gliela pago io. Comincia ad aspettarmi là. Sì, arrivo. Sì. Io qualcosa da bere arrivo. Vai, vai. Meno male che sei tua madre che ha detto tutti a darci una mano, sennò qua erano veramente dal culo. E c'ha ragione, Mauro. E c'ha ragione. Caro Iano, tuo zio è un ottimo garante. Lo so. Una grande persona. Lo so. Macaluso! Macaluso! E baciamo le mani, Macaluso. Ma che ti vengo, fratello? Levate là. Tu. Zio. E tu. E tutti i tuoi amici non mi dovete chiedere più niente. Ma visti? Ma fa ancora. Non voglio vedere più. Figlio di mia sorella. Zio! Oh, ma che fortuna, che tempista! Mia rovina! Ti ho prestato pure la scaletta quelli del bar. Ma quale scaletta? Ma può fare che cosa? Spesso. Per la gara, non c'è Mauro, c'è Mauro, c'è Mauro che gareggia, senti! Che l'ha redata, zio! Mauro, mi spiri, scappo, Mauro! Mauro, scappo! Mauro! Ehi, calma, sono dei vostri, non preoccupatevi! Ci penso io lavoro per l'ispettore Salvi, sono uno dei vostri! Era per giungere a queste gare clandestine! Ho lavorato per voi, per acchiapparvi, scusate! Ispettore, che fortuna! Non sei tu! Ma glielo dica a sta gente che noi collaboriamo, che non c'entro niente! Glielo dica, per favore, non ne posso più! Ma quant'è che sono qua? Bello sto cellulare! L'ha vinto anche lei con i punti della benzina? Ce l'ha identico Mauro! Non fare lo stronzo! Questa volta 10 anni non te li leva nessuno! 10 anni? E per che cosa? Per aver assistito a una gara di macchine! 10 anni! Nascondere un latitante è un grave reato. Questo lo sai. E adesso dimmi dove è tuo zio. Mio zio? Male? Sì, lei è la ragazza del bar. Vi stiamo controllando da quando vi abbiamo dato questo lavoro. Io che credevo che facesse.
Ok, confesso, sono stato da mio zio, però soltanto una volta. E lo giuro per convincerlo a collaborare con la giustizia, mi deve credere. Non credo un cazzo di quello che stai dicendo. Lo giuro! Tu e Mauro lo stronzo siete e rimanete dei delinquenti. Questo è vero, però non mi dà neanche il diritto di spararci addosso, ispettore. Chi è stato a sparare addosso? I miei uomini non sono stati. Questo interessa anche a me. Se mi becca Johnny mi ammazza sto giro. Però magari nella rotata c'è rimasto pure lui, speriamo. Iano l'ho fatto beccare. Avranno beccato di sicuro anche suo zio. E come minimo c'è tutta la mafia al culo adesso. Se stasera voglio essere ancora vivo, quei due li devo tirare fuori da galera o dove l'hanno portato. Cazzo, vaffanculo adesso. Dai, lascia aperto. Un uomo come me non si può ridurre in questa maniera. Io ero uno dei più potenti boss di tutto il meridione. Io ero al centro dello spaccio internazionale. Io ho fatto tanto per la gente che voleva drogarsi. Io mi sono permesso camera d'albergo a Parigi, a Berlino, a Sharm el Sheikh, che costavano quanto tutto lo stipendio che puoi prendere tu in una vita. Io adesso sono qua in mezzo al fango, che il fango è più dignitoso di me e di te. Che merda. Ma fuggiasco. Senza una lira da sacchetta, senza avere niente, soltanto questo minchia di vestito e quattro stracci. Merda, puh, puh. Per colpa di quella merda di organizzazione. Ecco che cosa fa fare a mettersi con chi è più figlio di puttana di te. Ecco come ti ritrovi. Ecco, ora sono cercato dalla polizia. Ora mi ricercano anche questi grandissimi figli dentro. E tutto perché poteva andare tutto bene. Ma tutto perché? Per quello sciagurato da mio nipote! Sì, penso che mio nipote non è venuto a caso. È proprio un segno del destino, perché io ce la dovevo finire da fare questa vita. Ho inguagliato pure ad Agata! Dove sei, Agata? Francesca Paggi, la giornalista. Paggi. Lo sai che c'era un giovane che è morto a Palermo perché si è fatto con quella roba tagliata con i prodotti della farmaco? Una delle migliori aziende di tutta la nazione. Era mio fratello, Loretto. Tuo fratello. Ma nessuno l'ha obbligato a drogarsi con quella roba tagliata? No? Ma dimmi un po', giornalista, su cosa indaghi? No? Tu non indaghi solo sul passato. Tu indaghi anche sul presente, eh? Si è preso qualcuno che sa dove è Macaluso, è casettino. Portala via. Stai tranquilla, stai tranquilla.